Lo sai che il tuo cibo nasce da un seme? I semi sono il principio della catena alimentare. L'insalata, le mele, il pane, la pasta, ma anche la carne, perché molti animali si nutrono di vegetali, hanno origine da un seme. I semi sono ricchezza, proprio come una lingua, sono espressione della nostra cultura, della sapienza di tante generazioni e di un costante adattamento al territorio. Sono il risultato di 10.000 anni di storia contadina. Gli agricoltori hanno selezionato migliaia di varietà, ma l'agricoltura industriale ha puntato su poche specie e varietà commerciali e così in 70 anni abbiamo perso i tre quarti di questa biodiversità. In un secolo si sono estinte oltre 250.000 varietà vegetali e continuiamo a perderle sempre più velocemente. Insieme all'agricoltura è cambiato il mestiere del contadino. La selezione dei semi è sempre stata una conoscenza diffusa, un bene comune. Invece oggi i semi sono prodotti in laboratorio e devono essere acquistati ogni anno. Oggi quattro multinazionali controllano il 63% del mercato dei semi. Sono le stesse che possiedono i brevetti degli OGM e che gestiscono oltre il 70% del mercato dei fertilizzanti chimici e dei pesticidi. Sono loro i veri signori del cibo. Ma cambiare si può e si deve. Slow Food lavora per salvare la biodiversità e i saperi contadini e si batte contro le monoculture, contro i brevetti sulla natura e contro la chimica che avvelena il pianeta. Anche tu puoi fare molto, lo sai? Coltiva il tuo cibo, fai un orto. Scegli la diversità. Coltiva specie e varietà diverse. La monotonia è nemica dell'orto, della tavola e della salute. Prepara il compost con gli scarti della tua cucina e non utilizzare fertilizzanti chimici. Molti insetti sono utili al tuo orto e al pianeta. Api, bombi, farfalle, coccinelle. Proteggili, non usare pesticidi. Con l'aiuto dei contadini più anziani, prova a riscoprire i semi delle antiche varietà legate al tuo territorio e coltivale. Attento alle sigle. F1 o F2 indicano i semi ibridi prodotti da poche multinazionali. Metti da parte i semi migliori per la stagione successiva. Quando fai la spesa, non accontentarti di una mela qualunque. Cerca le varietà del tuo territorio. In tutto il mondo, Slow Food si batte per un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Unisciti a noi!